Continuiamo la rassegna sulle hidden CryptoGem facendo un focus sulle caratteristiche distintive di Altra che è identificata dal codice di negoziazione U os Da come potete vedere, stiamo parlando di una delle 185esime crypto asset al mondo in termini di capitalizzazione complessiva. Siamo a 140 milioni di dollari abbondanti. Il prezzo in questo momento veleggia sui 50 centesimi. E se andiamo anche ad analizzare la price action, tutto sommato ha una dinamicità in linea con quello che è accaduto alle principali eh, criptovalute per bassa e media capitalizzazione tuttavia con una significativa resilienza, resilienza proprio in queste ultime settimane tant'è che non siamo poi così tanto distanti dal massimo che si è realizzato appunto nel mese di aprile. Vediamo per quale motivo altra è importante o per quale motivo potrebbe appunto diventare una Cryptogem da Hidden Cryptogem rappresenta come potete leggere un intero grande ecosistema concepito per tutta l'industria del gaming in cui possono essere offerti svariati servizi che possono interessare sia i giocatori che i divino perché anche organizzatori di eventi per il gaming quindi dal punto di vista meramente pratico abbiamo un'intera infrastruttura che consente svariata interazione, interoperabilità tra più tipologie di servizi tutte legate al mondo del gaming. Attenzione, altra è sviluppata utilizzando o ricorrendo a IOS, la blockchain di IOS e come... Si può evidenziare proprio da questa grafica. Vedete, è una piattaforma per distribuire giochi, una, una piattaforma uh, che consente di incentivare l'adozione, ad esempio, di eh, determinati NFT tramite rilascio di Rewards. Una piattaforma per streamare, non dimentichiamoci mai quanto è importante lo streaming per i giocatori, in questo caso qua i giocatori eh, online, in taluni casi rappresenta la principale fonte di... Uh, reddito perché è importante eh, come piattaforma per distribuire ad esempio non solo contenuti ma vere e proprie digital application giochi per la distribution fee che è molto più contenuta vedete se utilizzo le due regine google o apple va, via posso viaggiare a un 30% significa che se sono una gaming company vado a concepire un nuovo gioco e lo vado a rendere disponibile appunto per giocarci online e se il gioco è è disponibile attraverso o Google o Apple, il prezzo che io chiedo subisce una, una riduzione del 30%, che rappresenta il distribution fee. Se invece vado a sviluppare e rendere disponibile il mio, la mia digital application, il mio gioco online su altra, oltre che avere tutta una serie di altri benefici, viaggio a un 15% di distribution fee, qui abbiamo un esempio uh, lampante di come sta già interagendo Altra rispetto a grandi marketplace infatti se utilizzo US, US ossia il token attivo di eh, la piattaforma uh, Altra posso arrivare ad avere anche una scontistica particolarmente favorevole, qui vedete proprio un esempio di come viene utilizzato Altra per vendere in questo caso qui un determinato, una scheda video, una scheda gioco per ehm, ehm, potenziare le proprie dotazioni eh, nel momento in cui si partecipa a un, che ne so, un campionato, un contest una gara con altri uh, streamer pertanto è veramente eh, interessante da questo punto di vista rendersi conto proprio di queste peculiarità concependo anche il fatto che è stato sviluppato interamente tutto il progetto ricorrendo già a una piattaforma una blockchain che è considerata di terzo livello ossia di terza generazione ossia Eos, infine diamo uno sguardo a quelle che sono le price prediction secondo Digital Coin Price. Ovviamente, le price prediction, proprio per il fatto di essere prediction, valgono quello che valgono. Tuttavia, lo danno significativamente in aumento uh, con un possibile 4 o 5 per nei prossimi anni, proprio in relazione anche a tutta l'escalation e all'adozione eh, di ehm, piattaforme eh, di, di interoperabilità all'interno della gaming industry dove si può trovare altra ebbene altra in questo momento oltre che su uniswap lo trovate su due borse che hanno una significativa importanza da una parte c'è kucoin che è famosa proprio per essere una borsa speciale di un exchange che si è specializzato nel rendere disponibili Uh, quei uh, crypto asset che potenzialmente nel tempo potrebbero appunto trasformarsi in, in uh, crypto gem o in gem e poi l'altra è uh, Bitfinex, vi lascio in descrizione tutte ovviamente le, eh, i link per andare a approfondire il crypto project e anche gli exchange qualora uno desiderasse appunto di andare a effettuare un, uh, un posizionamento tattico su questo altra nella consapevolezza che potrebbe trasformarsi in un, crypto, uh, in un crypto gem nei prossimi anni in relazione all'andamento che avrà tutta l'industria del gaming online nei prossimi anni.